Ed eccoci al mio consueto appuntamento nel contesto del nostro giornale con un mio redazionale. Sinceramente, in questi giorni, a stare ad ascoltare un po' la stampa nazionale, ti vengono mille pensieri su tanti argomenti che attualmente stanno trattando. Per esempio, è una domanda che mi faccio e che sicuramente tanti italiani si sono posti: come mai la BCE all'Italia ha dato appena che 25 miliardi di euro, mentre alla Germania ben 550 miliardi di euro? Mi chiedo solamente una cosa: i nostri politici, i governanti, i politici nostri che abbiamo al Parlamento europeo, ma cosa fanno? Mi piacerebbe incontrare un parlamentare europeo per chiedere realmente il lavoro come si svolge, per conoscere. Io non voglio fare una nota di critica negativa, ma cercare di capire, perché sarebbe anche giusto che la cittadinanza, che popolo, che paese possa avere queste notizie, queste informazioni. Perché questa grande differenza? L'Italia 25 miliardi e la Germania ben 550 miliardi. Rendiamoci conto della grande differenza. Non è possibile una realtà come questa in un momento così difficile per l'Italia, che stiamo attraversando. La BCE ci regala le briciole. Così come un'altra domanda che mi sono fatto, sono tante, però così, giusto pensando ad alta voce, come dico io. Il governo sta emanando parecchi decreti legge, di cui uno mi fa un po' sorridere, quello quando hanno detto che ogni famiglia le utenze si possono pagare il 50% di quanto pervenuto. Allora io mi chiedo, faccio un esempio semplice: vado alla posta, ho una fattura da 100 euro per la luce, gliene do 50 e gli altri 50 euro di dove le prendo? Perché non c'è anche chiarezza in queste modalità? Perché dobbiamo continuare ad ascoltare comunicati e messaggi senza dare una, a mio avviso, esplicita informazione a quello che è il popolo italiano, un popolo che oggi si sta facendo una confusione mentale. Io anche lì dico, parlare e dare queste notizie, a volte anche troppo drammatiche, secondo il mio modestissimo pensiero e parere, non fa che altro che aumentare l'ansia, le paure. Pensiamo soprattutto alla gente che è sola, alle persone anziane, a chi soffre anche della malattia invisibile come la depressione. Forse sarebbe opportuno che i nostri governanti, i nostri politici, tutti partendo dalla base, cominciassero a riflettere un pochettino. E io vi ringrazio per l'ascolto e continua il nostro telegiornale. Grazie.